Salve a tutti amici, ma soprattutto amiche del web. Discuteremo tutti insieme dell'omicidio di Pamela Mastropietro. Purtroppo l'omicidio di Pamela Mastropietro è un omicidio davvero molto crudele, brutale. Allora, innanzitutto, prima di continuare, mi raccomando, iscriviti al canale. Per la rubrica Ne parliamo insieme, discuteremo di un caso di omicidio brutale, quello di Pamela Mastropietro. Pamela Mastropietro uccisa e fatta a pezzi. Il cadavere è stato trovato in due valigie. La diciottenne era sparita da giorni. Però andiamo con ordine. La diciottenne romana si era allontanata di sua volontà dalla comunità di recupero che la ospitava. Da giorni si erano perse le tracce della ragazza. Si trovano due valigie. Dentro alle due valigie c'era il cadavere di Pamela Mastropietro. In stato di fermo c'è un nigeriano di 30 anni. Il nigeriano è stato interrogato e l'interrogatorio è durato parecchie ore. Ci sono delle prove schiaccianti che lo inchiodano. Ripreso dalle telecamere di sicurezza nei pressi della farmacia. Poi le forze dell'ordine si recano a casa del nigeriano. A casa del nigeriano trovano vestiti insanguinati della povera Pamela e grazie a queste prove è stato arrestato. Al giorno d'oggi non ti puoi fidare di nessuno. La povera Pamela aveva solo 18 anni. Lei si è fidata di questo nigeriano e gli è costato molto caro. Secondo me, solo dei propri genitori bisogna fidarsi e non fidarsi più di nessuno. Condoglianze alla famiglia Mastropietro. Perdere una figlia non è affatto facile, è sempre una cosa brutta. Condoglianze, condoglianze. Mi raccomando, iscriviti per non perdere i prossimi video. Lascia un bel like, condividiamo il video sui social. Un saluto a tutti dal vostro amico Vin. Al prossimo video!